per, in qualità di sindaco di Formia, per dare il benvenuto agli altri sindaci che ci danno lustro ed onore che sono qui questa sera. È sempre bello questa cosa di tenersi, di incontrarsi in queste occasioni per confrontarsi, a prescindere dal tema e a prescindere dalle proprie idee. Io, come ricordava il moderatore, noi l'anno scorso abbiamo vissuto questa crisi idrica che io continuo a sostenere non legata alle nostre fonti in particolar modo, ma legata soprattutto a una gestione della rete completamente diciamo inefficace e inefficiente da parte del gestore, e che ha messo in evidenza questa crisi idrica due aspetti fondamentali. Il primo aspetto, che ha riguardato soprattutto tantissimi cittadini, il fatto di non conoscere per bene come la fonte acqua, il bene comune acqua, venisse gestito pur essendo in gestione dal 2002. Quindi questa crisi, l'aspetto diciamo preponderante è stato questo, che le persone si sono incominciate a chiedere, a fare tante domande alle quali volevano e pretendevano delle risposte. La seconda, la crisi idrica ha sottolineato sia un aspetto di dignità umana, perché l'anno scorso si è visto chiaramente le persone che ricorrevano all'autoclave oppure ad altri sistemi per avere una proprietà giornamento assicurato, soprattutto nelle ore notturne, serali notturne o nelle prime ore della mattina, e questo ha creato anche un enorme divario tra le varie famiglie formiane. In più, e questo riguarda, parlo di formiane, ma ha riguardato anche altre città, in più questa crisi ha messo in evidenza il fatto che la gestione idrica portasse una completa, non, e quindi non esaustiva, conoscenza da parte del gestore di alcune criticità ataviche messe in evidenza da qualcuno che si trovava a parlare negli anni precedenti e che veniva ignorato, ed è servita una crisi idrica perché quelle persone, o comunque quelle anche quei comitati che mettevano in evidenza quelle situazioni, fossero ascoltati. Quest'anno si è avuta l'acqua. Io vorrei sottolineare, si è avuta l'acqua per varie questioni, sia tecniche che legate a madre natura. Non si è avuta l'acqua perché l'anno scorso c'era un sindaco e quest'anno c'è un altro sindaco. È troppo facile dire questa cosa ed è anche stupido dirla. Quindi lo dico io che sono stata eletta 2 mesi fa. Non è che c'è stata l'acqua perché sono sindaco io. C'è stata l'acqua perché ci sono state una serie di situazioni tecniche che hanno permesso al gestore di sfruttare meglio alcune fonti proprio grazie alla crisi idrica, ma non doveva succedere la crisi perché alcune fonti venissero salvaguardate in maniera evidente, e c'è stata l'acqua perché abbiamo avuto un maggiore approvvigionamento di acqua in alcuni mesi in particolare, e soprattutto legati ai primi mesi primaverili. Avremmo, e questo ce lo dice anche il gestore, perché sono continuati i tavoli tecnici presso la prefettura di Latina, nell'ultimo tavolo tecnico il gestore ci dice che nel periodo che andrà tra ottobre e novembre avremo delle piccole crisi d'acqua, non che andranno a colpire come l'anno scorso, ma che diranno appunto il fatto che si è avuta una stagione poco piovosa, quindi parla dei mesi di luglio e di agosto, e che quindi le fonti soffriranno una piccola crisi in quei mesi, che non comporterà i grossi problemi avuti l'anno scorso. Ovviamente tutto questo mette in evidenza che le fonti non sono protette, non è possibile
non è possibile mettere, avere ancora una rete che ha una dispersione, il dato non è aggiornato, anche se come comune abbiamo chiesto più volte ad Acqua Latina di aggiornarlo attraverso i tecnici, il dato non aggiornato è del 70/72% di perdite. Ci sono stati dei lavori e per quanto riguarda il nostro comune questi lavori hanno comportato una incidenza di circa il 6-8%, ma ad oggi questi lavori ancora non sono fatti in modo meticoloso come prevedono i disciplinari di gara, e qui è cambiata la storia. Per quanto riguarda il comune di Formia, noi abbiamo cercato di seguire questi lavori, lo stiamo facendo, seguendoli anche dal punto di vista tecnico. Acqua Latina deve dare delle risposte e queste risposte sono chiare anche in merito a un'altra questione che invece è un tema che a noi c'è molto caro e penso che a tutte le persone che sono sedute a questo tavolo è caro, è la ripubblicizzazione. Perché leggo l'inefficacia e l'inefficienza del gestore con la ripubblicizzazione? Perché quella inefficacia e inefficienza del gestore non può essere eliminata, questa voce, dal calcolo del valore delle quote della società Veolia, che è la parte privata di Acqua Latina, perché altrimenti si compirebbe un grave errore, perché loro hanno preso una rete, questa rete aveva delle criticità, questa rete aveva una serie di problematiche, ma ad oggi questa rete mantiene determinate problematiche. E quindi io sono sempre propensa che attraverso una ripubblicizzazione fatta in maniera fatta nella chiarezza dei dati, queste inefficaci inefficienze ne devono tener conto. Ad oggi però noi dobbiamo anche dare un valore a quelle quote, e non si danno, quelle quote si devono perdere di valore, soprattutto non avallando ad esempio i bilanci di Acqua Latina che parlano di quegli utili, perché quegli utili danno ancora più valore a Veolia, danno utili che a mio avviso dall'ultimo bilancio che ci siamo trovati a votare il 9 luglio 2018 portava anche delle voci non completamente assolutamente non condivisibili, come la voce di introiti da parte del gestore sulle partite pregresse, e qui presente l'avvocato Menanno che penso che poi ci illustrerà proprio il passo in avanti che c'è stato, se non sbaglio, il 20 o il 21 giugno di quest'anno in merito alla decisione della decima sezione del Tribunale di Roma sulla class action e quindi sui sei quesiti della class action, dicendo proprio, mettendo un punto interrogativo sulle partite pregresse, e quindi tu gestore non puoi assolutamente tener conto di queste partite pregresse, o soprattutto non devi da parte nostra, da parte del pubblico, quindi dei comuni che fanno parte dell'ATO, avere un avallo accettando quel tipo di bilancio. Quindi oggi, quest'anno, gli utili sono stati intorno a poco più di 11 milioni di euro, l'anno scorso addirittura in una crisi, in piena crisi, ad anticipare la crisi era maggio, era aprile se non sbaglio, erano intorno tra i 17 e i 18 milioni di euro, cosa che metteva in evidenza proprio questo, il fatto che Veolia sembra che sia una società sana, ma una società sana dovrebbe dare un servizio sano. Ad oggi Veolia e quindi la parte privata di Acqua Latina non dà né un servizio efficiente né efficace e quindi tantomeno sano. Per me quegli utili non rappresentano nulla che può evidenziare, anche perché dietro quegli utili non ci sono soldi, lo sappiamo, ma ci sono finti soldi, perché non sono utili veri e propri, non sono, ecco, già le partite pregresse testimoniano che sono non sono veri
vere quote, di veri soldi per una società, però fanno sì che la società emerga sana. Quindi noi abbiamo avuto all'ultima assemblea dell'ATO, dove ci siamo ritrovati sia con Damiano Coletta sia con Carla Amici, abbiamo discusso di questo percorso di ripubblicizzazione. Ovviamente vanno rivisti anche i passi già percorsi, anche quello già votato in ATO nel 2017, il fatto che per esempio non, e questo mi è sembrato da parte di un ovviamente va sottolineato che pur avendo una assemblea dell'ATO il 3, non so se non ricordo se era proprio o il 2 o il 3 di agosto, quindi in piena estate, era assurdo che ci fossero solo 15-16 sindaci su 38 figure che dovevano stare lì per conversare su una cosa così fondamentale che è la ripubblicizzazione. Già questo la dice lunga, no? Su come questo percorso voglia essere realmente fatto. Io penso che quelli che erano lì erano convinti di volerlo perseguire e quindi sono dell'idea che dobbiamo partire da questo. Non certo dobbiamo partire dai 22 milioni di euro contabilizzati ad Acea, a Veolia, per l'acquisto, quando ci fu questa trattazione tra i due privati per l'acquisto delle quote. Questo è stato chiaro per tutti, che non certo bisogna partire da questi 22 milioni di euro. Quindi io lascio la parola agli altri, mi scuso se mi sono dilungata, però spero di essere stata chiara e ringrazio anche il fatto che ci siano tutte queste persone, ma ormai questo è un quasi uno status. Ogni volta che si parla di acqua, giustamente ci sta tanta gente, perché anche questo, no? L'acqua è un tema che noi, volevo dire, portiamo sempre a parlare, sì, si parla di acqua latina, si parla di ripubblicizzazione e poi io spero che si inizierà anche a parlare di risparmio di acqua, che è invece una visione ancora più ampia che forse proprio un governo cittadino dovrebbe iniziare a mettere in piedi, e quindi a non vedere più sprecato acque meteoriche e quant'altro. Forse questo è anche motivo di confronto soprattutto sulle problematiche urbanistiche di una città che deve incominciare ad abbracciare certe tematiche per il convoglio di acque meteoriche, le famose acque bianche, che dobbiamo mettere a ragione e dobbiamo cercare di sfruttare per tanti capacità che noi abbiamo all'interno della città e che possiamo sfruttare. Grazie.